Ben ritrovati amici telespettatori, oggi Teleobiettivo vuole mettere a fuoco una novità, una novità che è stata lanciata eh, nel giorno dell'Immacolata durante... Uh, l'angelus uh, del giorno dell'Immacolata, i saluti finali da Papa Francesco. Da tanti anni, da decenni eravamo abituati a sentire la sigla GMG 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 la Giornata Mondiale della Gioventù istituita da uh, Papa ormai santo Giovanni Paolo Uh, secondo, adesso ci abitueremo ad una nuova sigla GMB, che sta per Giornata Mondiale dei bambini. Infatti Papa Francesco, appunto, nel, uh, nell'Angelus, nel discorso all'atere dell'Angelus uh, del giorno dell'Immacolata Concezione, ha uh, annunciato a sorpresa l'istituzione di questa giornata mondiale dei bambini. E cominciamo con il quotidiano avvenire che ci dà conto in, già dalla prima pagina eh, di questo annuncio a sorpresa. Il titolo è Francesco a maggio, giornata dei bambini, titolo che troviamo in taglio medio. E poi nell'occhiello, Immacolata, no alla violenza contro le donne. In prima pagina, il quotidiano Avvenire eh, sintetizza quello che poi è pubblicato a pagina 2 eh, con la firma di Mimmo Muolo, il vaticanista del quotidiano cattolico. Leggiamo quello che è scritto in prima pagina. L'annuncio di una giornata mondiale dei bambini il 25 e 26 maggio che nasce dal destino desiderio di porre al centro dell'attenzione il futuro dei più piccoli chiedendo a tutti di prendersi cura di loro. È la sorpresa che Papa Francesco, le cui condizioni di salute sono in netto miglioramento, ha annunciato nel giorno dell'Immacolata, prima di recarsi in piazza di Spagna per il tradizionale omaggio a Maria. Il pensiero alle guerre, ai popoli che soffrono, la preghiera per le madri che piangono per i loro figli uccisi in guerra. Ma il Papa a Maria chiede soprattutto la sua intercessione per le tante donne vittime della violenza. Questo è dunque quello che eh, si può leggere in prima pagina o, o del quotidiano avvenire di oggi. Ma a pagina 2 dicevamo c'è un articolo eh, molto più lungo di Mimmo, avvenire, di Mimmo eh, Muolo che eh, eh, vogliamo leggere almeno nella sua parte iniziale perché è molto importante. Nella solennità dell'Immacolata Francesco torna ad affacciarsi nella finestra del palazzo, dalla finestra del Palazzo Apostolico. Per L'Angelus eh, consueto del giorno dell'Immacolata e nel pomeriggio, come preannunciato, si reca prima a Santa Maria Maggiore, poi in Piazza di Spagna, confermando così che la brutta bronchite è ormai alle spalle. Questo è un dato che ci conforta molto sapere che Papa Francesco sta decisamente eh, meglio e che il programma eh, che ha potuto svolgere ieri è un eh, chiaro eh, segno evidente che eh, le condizioni di salute del Papa vanno migliorando. Continuiamo a leggere invece l'articolo, di fronte a sé invece il Papa ha il volto della Vergine, sempre invocata nel corso dei tre appuntamenti e nella tappa di Santa Maria Maggiore omaggiata anche con il dono della rosa d'oro, un gesto che da 400 anni nessun pontefice effettuava nei confronti della Salus Popoli Romani. Così cara a Papa Bergoglio ieri alla sua 115esima visita nella Basilica. E anche qui una breve sottolineatura evidenziando il fatto appunto che il tradizionale eh, omaggio del Papa alla eh, statua della eh, Vergine Immacolata di Piazza di Spagna si è arricchito, o meglio, si è nuovamente arricchito eh, di un nuovo gesto di venerazione da parte eh, del vicario di Cristo in terra, un gesto eh, che eh, Papa Francesco ha ripreso dopo appunto 400 anni, quello di andare a venerare l'icona uh, della uh, Madonna onorata sotto il titolo di Salus Popoli Romani, salute del popolo romano, salute ma Salus significa anche salvezza quindi so sotto la doppia accezione sia fisica sia spirituale. Continuiamo a leggere dalla seconda pagina di Avvenire una donna, Maria, dunque tante donne, quelle che oggi soffrono e i bambini sono stati i protagonisti della giornata l <coughs> scusate L'annuncio della giornata mondiale a loro dedicata infatti giunge a sorpresa all'inizio dei saluti finali che accompagnano la recita dell'Angelus. E eh, come abbiamo eh, potuto leggere sia eh, nell'incipit in prima pagina, sia nell'articolo a pagina 2 eh, del quotidiano Avvenire, eh, Mimmo Muolo sottolinea come eh, questo annuncio eh, sia stato appunto effettuato a sorpresa. Nessuno sapeva se non. Eh, probabilmente i più stretti collaboratori o oh, eh, coloro che eh, si porranno adesso eh, nell'alveo dell'organizzazione dell'evento erano al corrente eh, del, nessuno era al corrente di questo annuncio da parte del Papa. Ma eh, vogliamo ascoltarlo questo annuncio, vogliamo ascoltare dalla viva voce di Papa Francesco quello che lui ha detto dopo eh, il eh, consueto discorso che precede l'angelus orientato in linea di massima alla parola di Dio, dopo la recita dell'angelus c'è questo momento dei saluti e in questo momento dei saluti il Papa appunto a sorpresa ha annunciato eh, l'istituzione di questa GMB. Ascoltiamo. Dunque eh, abbiamo ascoltato... Eh, questo annuncio eh, che ha eh, colto molti di sorpresa, l'annuncio dell'istituzione della giornata mondiale eh, dei bambini. Ancora eh, pochissimo si sa perché eh, diciamo soltanto queste eh, poche parole pronunciate dal Papa eh, hanno eh, diciamo delineato eh, questo progetto, questa prospettiva, e quindi ancora pochissimo si sa di come verrà organizzata, eh, di eh, quali saranno eh, gli eventi che caratterizzano. Questa eh, giornata che, eh, come abbiamo potuto ascoltare, si articolerà in due giorni reali. Così come ehm, non è eh, stato eh, diciamo, possibile in pochissimo tempo eh, riuscire a capire come è nata l'idea di istituire eh, questa giornata mondiale dei bambini che affiancherà d'ora in avanti la giornata mondiale dei giovani. Ma noi tenteremo di capire qualcosa di più su quello che sarà questo percorso organizzativo che partirà, diciamo, già probabilmente nei prossimi giorni, anche perché eh, maggio non è così distante eh, nell'ottica di un'organizzazione, di un evento che eh, avrà una portata mondiale. Sappiamo dunque eh, quando, 25 e 26 maggio, sappiamo dove Roma, ma eh, probabilmente è ancora tutto da scoprire eh, quello che sarà il um, programma e soprattutto eh, quale sarà l'obiettivo che questa eh, giornata mondiale dei giovani vorrà raggiungere, come sarà articolata, eh, se ci saranno varie iniziative che poi... Certamente confluiranno in un incontro con Papa Francesco. Allora, per scoprire tutti i retroscena eh, dell'organizzazione, eh, probabilmente già cominciata per certi versi o probabilmente ancora eh, da eh, diciamo, avviare, ci collegheremo con eh, uno dei componenti del comitato organizzatore. Perché in effetti, ieri abbiamo scoperto anche. Dopo l'annuncio da parte di Papa Francesco che eh, è stato istituito un comitato organizzatore che ehm, ha come coordinatori eh, è Padre Enzo Fortunato, volto noto eh, della della Comunicazione Cattolica che è stato per tanti anni il eh, portavoce del Sacro Convento di Assisi, Marco Impagliazzo, il presidente della Comunità di Sant'Egidio, e Angelo Chiorazzo che ehm, è il fondatore della cooperativa Auxilium che si occupa di assistere i eh, bambini eh, vulnerabili, disagiati, a rischio di emarginazione in diverse parti del mondo. E proprio con con eh, Angelo Chiorazzo vogliamo eh, collegarci nella seconda parte eh, del nostro teleobiettivo per cercare di eh, capire come è nata questa idea di Papa Francesco e come eh, si prevede debba essere messo a fuoco il programma organizzativo. Restate con noi dunque ancora pochi secondi e eh, con l'ausilio di Angelo Chiorazzo cercheremo di delineare i primi elementi di novità che caratterizzeranno l'organizzazione della prossima GMB. Come preannunciato, siamo in collegamento con uno dei componenti del comitato organizzatore della prima giornata mondiale dei bambini, Angelo Chiorazzo, che fa parte appunto di questo comitato insieme a, Enzo, a padre Enzo Fortunato e a Marco Impagliazzo. Tra l'altro, nel presentare. Eh, Angelo Chiorazzo, diciamo che è il fondatore eh, della cooperativa Auxilium, che si prende cura di tanti bambini vulnerabili e a rischio di emarginazione. Benvenuto fra noi, Angelo. Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Allora, il quotidiano Avvenire nel dare la notizia di questa giornata mondiale dei bambini ha eh, sottolineato l'effetto sorpresa, però eh, subito dopo l'annuncio da parte del Papa abbiamo scoperto che c'è già un comitato organizzatore di cui appunto eh, tu sei uno degli autorevoli componenti, quindi diciamo che la sorpresa è stata per molti ma non per tutti, già eh, si stava delineando qualcosa prima che il Papa annunciasse. Ma è stata una sorpresa perché diciamo è nato tutto un po' per caso, è nato tutto poi dall'evento che c'è stato il 6 novembre in aula Paolo VI quando davanti al Papa sono arrivati 7.200 ragazzi provenienti da 86 paesi del mondo ed è una cosa che è stata organizzata così molto velocemente perché eh, nasce da una battuta di un bambino, il figlio di Aldo Cagnoli, un uh, amico del papa, che una sera a cena chiede, papà, che cos'è l'enciclica? Alla risposta di Aldo, che dice è una cosa seria, la capirai quando sarai grande, il bambino ha obiettato, papà, ma sei una cosa importante, non posso aspettare di diventare grande. Aldo ne parlò col santo padre, il santo padre quel giorno ha scoperto che no, in effetti non c'era una... Um, Uh, non c'era nulla che spiegasse ai bambini l'enciclica e chiede a Cagnoli di eh, contattare padre Enzo Fortunato per eh, eh, fare un libricino che spiegasse appunto l'enciclica ai bambini. Da lì nasce eh, questa, questo libricino. E poi eh, l'idea eh, che nasce da alcuni di noi di consegnare questo libricino direttamente ai bambini. L'abbiamo organizzato in tempi rapidissimi, pensavamo a una cosa per eh, solo i bambini romani, invece l'entusiasmo di questa iniziativa ci ha travolto ed è stata... Veramente una cosa sono arrivati in poche settimane dal giorno in cui il Papa annunciò l'Angelus, eh, annunciò l'Angelus insieme ad alcuni bambini nostri della comunità di San Decidio. Appunto l'iniziativa del 6 novembre. Da lì sono arrivati in brevissimo tempo 52.000 richieste di, eh, di adesioni, di iscrizioni di, rag... di bambini. E allora poi quel giorno c'è stato un clima davvero bello in Aula Paolo VI, ho visto. Il Santo Padre è felicissimo e poi credo che lì il Papa abbia maturato questa idea di appunto istituire la GMB. Ne ha parlato qualche giorno fa con Padre Enzo, ma l'idea dell'annuncio ehm, appunto di ieri eh, a noi è, è stato comunicato praticamente eh, sabato, io ero in viaggio, sono rientrato a Roma proprio perché mi è stato detto appunto che ci sarebbe stato, mi è stato, mi è stato tramite una telefonata detto che il Santo Padre aveva deciso questa cosa e ci sarebbe stata, eh, ci sarebbe stato questo annuncio quindi è stata una sorpresa per tutti ma è nello stile di Papa Francesco. Ecco. Questa volta, a differenza di quello che è avvenuto a novembre. Saranno due le giornate dedicate alla giornata mondiale dei bambini, 25 e 26 maggio, tra l'altro in un periodo, il mese di maggio, che eh, lascia capire come eh, si punta ad una eh, presenza molto maggiore di quella che potrebbe contenere l'aula eh, Paolo VI e quindi probabilmente ci sarà un abbraccio di tantissimi bambini in piazza San Pietro con il Papa. È previsto anche questo nel, eh, nell'iniziale programma che eh, chiaramente poi verrà... Messo a punto nei dettagli, con tutto il tempo che eh, c'è davanti. Sì, faremo il primo incontro, credo, martedì. Martedì ci ritroveremo al Vicastero della Cultura, a cui è stato uh, affidato appunto il, la, la guida, e, e, e cominceremo a, a mettere su l'idea. L'idea del Santo Padre credo sia appunto quella di, sulla, sulla, sullo stile della GMG, della Giornata Mondiale dei Giovani. Eh, creare uno spazio proprio per i bambini e da lì che bisogna partire il Papa su questo ha detto parole davvero mh, eh, belle importanti eh, bisogna eh, proprio capire le, i bisogni dei bambini e accompagnarli per, eh, perché siano domani eh, siano loro i protagonisti per costruire un mondo migliore e quindi parlare davvero ai bambini di tutto il mondo Abbiamo da ormai tantissimi anni la GMG, la Giornata Mondiale dei Giovani, adesso avremo la GMB, la Giornata Mondiale dei Bambini, ma in quale di queste eh, due giornate eh, si penserà agli adolescenti? Eh, perché l'età critica, quella eh, dell'abbandono eh, delle chiese è proprio quella adolescenziale, subito dopo la cresima, i ragazzi eh, lasciano Uh, e eh, probabilmente eh, in molti casi lasciano in maniera permanente o per lungo tempo la frequenza della Chiesa, la frequenza dei sacramenti. Eh, nella GMB sono ricompresi anche i ragazzi post-cresi, ma anche a loro ci sarà eh, uno spazio dedicato o si parla di bambini tout court. No, no, questo lo valuteremo eh, già da martedì. Eh, l'idea della giornata del 6 novembre eh, che avevamo fatto era appunto la fascia d'età che andava dai 6 ai 12 anni. Eh, ora ne parleremo anche con eh, appunto con quelli che fanno la GMG e credo che l'idea dovrebbe essere quella di arrivare almeno ai 14 anni. Direttore, hai posto un problema serissimo, quello della, degli adolescenti. Eh, durante della pandemia abbiamo visto anche che è stata la categoria più colpita e ce lo dicono dei numeri drammatici eh, per esempio al Bambin Gesù mi ha colpito che il numero dei ragazzi che purtroppo eh, tendano il suicidio è più che raddoppiato nel post pandemia. Ecco, quella è la fascia d'età più delicata, sia per quanto riguarda appunto l'abbandono del, del, del percorso di fede certo. e, e sia per, per la loro eh, crescita non solo interiore, ma anche psi, psichica, psicologica. Ecco, la cooperativa... Auxilium da te fondata si occupa proprio di tanti bambini vulnerabili o a rischio di emarginazione. Eh, prevedete o suggerirai eh, già dalla prima riunione di martedì prossimo eh, di prevedere un'attenzione particolare per i bambini che vivono in condizioni di difficoltà nell'ambito di questa GMB? Assolutamente sì, ma credo di non dire nulla di nuovo e l'attenzione che il Papa che Papa Francesco dal primo giorno del suo pontificato ha, ha sempre indicato l'attenzione a chi si trova oggi ai margini, a chi è più vulnerabile. E, sì, noi gestiamo nell'ambito dei servizi sociosanitari molte case famiglia per minori, eh, minori che si trovano in situazioni di grave disagio o economico. o fisico oppure vittime di violenza eccetera ed è evidente che a loro a tutti i ragazzi che si trovano in queste situazioni in tutto il mondo in tutto il mondo anche quelli appunto dal che provengono dalle zone dalle zone più povere del mondo dobbiamo perché lo, ce lo impone un senso di giustizia oltre che eh, insomma, la nostra fede dobbiamo un'attenzione particolare già il 6 novembre abbiamo voluto fortemente che ci fossero ragazzi provenienti da alcune zone del mondo e mi ha colpito per esempio i ragazzi che sono venuti dall'Amazzonia eh, a quei bambini abbiamo dovuto fare il documento di riconoscimento poi il passaporto e ovviamente sono stati ospiti nostri a Roma era il loro primo viaggio fuori non dal Brasile, fuori dal, eh, dal, 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 dal loro, loro villaggio, villaggio. Sì. ed è stato, sì. è stato davvero bello vederli a Roma stupirsi di ogni cosa, avevano questi occhioni sgranati, vederli davanti al Papa è stata un'emozione straordinaria, così come tanti altri ragazzi provenienti dai posti più sperduti del mondo. Eh, e so, Bisogna parlare a tutti e ovviamente in modo particolare a loro. C'è ecco. bisogno di creare un mondo più giusto e questa giornata servirà, deve servire soprattutto a questo. Ecco, per finire, giusto per avere un quadro eh, più completo della situazione, eh, quanto è diffuso il fenomeno di bambini che vivono in condizioni di difficoltà e se questa realtà è eh, particolarmente presente solo nei paesi poveri oppure anche nell'opulento occidente i bambini vengono eh, magari per ragioni diverse messi ai margini in talune situazioni. No, purtroppo eh, è una situazione sempre di, più diffusa anche nel, um, nell'opulento occidente, come hai giustamente eh, definito no? uh, tu, direttore, ed è, è sempre più diffuso perché purtroppo la forbice tra ricchi e poveri si sta allargando. Abbiamo sempre più. Eh, Ri, poche persone che concentrano la ricchezza, nel, la ricchezza mondiale nelle loro mani, è sempre più una vasta popolazione che vive sotto il livello di povertà. Lo vediamo in Occidente e purtroppo lo vediamo anche nel nostro uh, paese che, contrariamente alla sua tradizione, oggi vede anche una forbice, uh, anche qui, vediamo una forbice che si allarga. Ma al di là del disagio economico, per esempio nell'Occidente c'è anche il fenomeno dei bambini trascurati, magari da genitori che inseguono eh, attraverso il lavoro o una soddisfazione personale o eh, magari una migliore posizione economica. Uh, di cui, però, fanno le spese, appunto, i più piccoli che vengono affidati nel migliore dei casi ai nonni, nel peggiore alla, a persone estranee che si prendono cura di loro, o addirittura messi davanti alla TV ad assorbire tutto quello che in maniera incontrollata il piccolo schermo è in grado di portare nelle case? Sì, sì, alla TV, agli iPad e ai telefonini. Eh, tra l'altro sì, per essere più aggiornati. Purtroppo la crisi, questo è, purtroppo ci deve interrogare sulla crisi del, della famiglia, sulla crisi dei modelli di, eh, diciamo, che hanno retto un po' anche la nostra generazione, in questo vedo anche per esempio la crisi delle, delle parrocchie, e di, no, noi siamo cresciuti tutti, sia... Eh, giocando, eh, giocando a calcio nei campi delle parrocchie degli oratori e anche facendo le attività culturali nei campi degli oratori. In questa vicenda, per esempio, nella giornata del 6 novembre noi abbiamo coinvolto la federazione italiano gioco calcio così come l'abbiamo coinvolta in un'altra iniziativa che abbiamo fatto insieme eh, noi di auxilium insieme appunto ai francescani con padre renzo e a marco Imbagliazzo e la comunità di san decidio quando siamo andati per la terza volta in ucraina dove abbiamo distribuito 24.000 capi di abbigliamento della nostra nazionale eccetera perché anche la federazione Italiana gioco calcio perché oggi eh, tramite lo sport dobbiamo impegnare anche i ragazzi in quelli che sono i valori positivi e, e credo che sia il, forse il veicolo più semplice per, eh, per occupare i ragazzi in cose positive trasmettendo valori, eh, valo, i valori che in, in fondo fanno crescere grazie ad angelo chiorazzo per averci non soltanto presentato in maniera un po' più dettagliata perché i dettagli arriveranno in seguito questa prossima giornata mondiale eh, dei bambini grazie anche per averci presentato anche la realtà dei bambini non sempre facile eh, in Italia e in diverse parti del mondo e eh, ovviamente ufficialmente eh, pongo alla tua attenzione la disponibilità di Padre Pio TV per seguire l'evoluzione eh, organizzativa di questa GMB eh, per la quale mh, quello che possiamo fare Fare. saremo ben felici di farlo grazie e buona, eh, buona prosecuzione de, di organizzazione direttore nel salutarti faccio notare una bellissima coincidenza per chi come me è un grande devoto di padre pio che la giornata casualmente non so se proprio casualmente eh, eh, cada nel giorno della nascita di padre pio Giustamente, che è stato un bambino eh, prima di diventare un grande santo. <ride> Grazie, Angelo, anche Grazie. per questa sottolineatura. Uh, buona serata buona a tutti. Giornata,